La guerra, Einstein dichiarò, se avessi saputo che i tedeschi non sarebbero giunti alla costruzione dell'ordigno, non avrei mai inviato quella lettera. Ma in realtà sarà l'attacco di Pearl Harbor ad avviare il progetto Manhattan. Nel 1942, Enrico Fermi si trasferisce al Metlab di Chicago. Chicago, Illinois, Stati Uniti, 2 dicembre 1942. In un sottoscala del campo sportivo dell'università, lo Stagg Field, un gruppo di scienziati americani che operano sotto la direzione di Enrico Fermi mette in funzione la prima pila atomica. Fermi mira ad ottenere una reazione a catena mettendo insieme una grossa quantità di uranio. Alle 9:45 Fermi ordina che siano alzate le barre di controllo manovrate elettricamente. La pila comincia a funzionare. Il ticchettio dei contatori che indicano il conteggio dei neutroni prende ad aumentare. Fermi si immerge nei calcoli. Se l'aumento della velocità dei neutroni è costante e rimane tale, significa che la reazione si mantiene da sola, che l'esperimento è riuscito. Il viso di Fermi è immobile, gli occhi corrono veloci da un quadrante all'altro, la sua espressione è calma. All'improvviso tutto il suo volto si illumina di un aperto sorriso. La reazione si mantiene da sola. Il gruppo dei 40 scienziati di Fermi rimane a contemplare per 28 minuti il primo reattore del mondo in funzione. Per la prima volta nella storia l'uomo provoca una reazione nucleare a catena e la controlla. È un'immensa energia che la scienza mette a disposizione dell'umanità. Nel marzo del 1943 nasce dal nulla, nel deserto del New Mexico, la città segreta di Los Alamos, con lo scopo di costruire la bomba nucleare. Una scelta che sembra inevitabile, con Hitler ancora al potere e il Giappone che non dà segni di resa. Identificata solo da un generico indirizzo, Post Office Box 1663, è una città dove non ci sono disoccupati, le strade non hanno un nome e dalla quale non si può entrare o uscire senza permesso. I laboratori, dove lavorano a pieno ritmo sotto la direzione del fisico teorico Robert Oppenheimer, i migliori fisici del mondo, sono presidiati dalle forze armate agli ordini del generale Leslie Groves. Nasce tutto il grande progetto che è il progetto Manhattan per lo sviluppo della bomba atomica, che si svolge lungo due direttive fondamentali. La preparazione di quantità sufficienti di uranio-235, che è il particolare isotopo dell'uranio utile per fare la bomba. La costruzione di reattori nucleari, simili a quelli che Fermi ha realizzato come prototipo a Chicago, per produrre artificialmente quantità di plutonio sufficienti per essere usati come esplosivo nucleare. E si crea a Los Alamos il laboratorio dove invece viene studiata la fisica della bomba e tutti gli innumerevoli problemi di carattere applicativo, di carattere fondamentale sulle sezioni d'urto di questi materiali, che porteranno alla fine alla realizzazione effettiva del primo prototipo e poi degli ordigni che vengono usati. Segré e Fermi vengono cooptati nel progetto, Segré perché è uno specialista del plutonio. Fermi è il jolly della situazione, laddove c'è un problema teorico complicato o una questione sperimentale difficile da risolvere, si sa che si può contare sulla sua incomparabile competenza in materia di fisica nucleare e fa anche parte del gruppo di scienziati che sono il tramite tra la direzione militare del progetto, il generale Groves, e il lavoro scientifico, quindi fungono da consulenti scientifici per i militari sulla stato di avanzamento del progetto e sul possibile utilizzo del risultato delle loro ricerche. Mentre a Los Alamos si procede celermente alla costruzione della bomba atomica, a Roma, con la fine dell'occupazione nazista nel giugno del 1944, vengono ripristinate le comunicazioni con gli Stati Uniti. Solo allora la famiglia Fermi saprà, da una lettera inviata da Maria al fratello Enrico, della triste sorte riservata al padre di Laura e dei vani tentativi di Maria di salvarlo. Mia mamma aveva saputo da degli amici, perché faceva parte di un gruppo antinazista, insomma di clandestino, che un certo sabato i nazisti sarebbero andati in casa di ebrei. E la mamma è tornata, era pallidissima, stravolta, e ha detto: non sono riuscita a portare via il nonno di Nella, che era appunto il padre di Laura Capone. L'ho trovato irremovibile nella sua fiducia, incrollabile nella sua determinazione di restare a casa.
Abbiamo avuto una lunga conversazione in cui lui era molto sereno. Si è diffuso a parlarmi dell'autobiografia che stava scrivendo, poi delle sue idee politiche, che erano rimaste sempre le stesse. E lui ha detto, ma no, i nazisti sono buoni, non fanno queste cose, io rimango qui. E poi quel sabato in effetti sono andati, l'hanno preso, e lì c'è la testimonianza della donna di servizio di questo ammiraglio Capon. Dice che lui non riusciva a camminare, allora lo trascinavano verso il camion e portavano, avrebbero portato via anche lei, la quale a un certo punto si è messa a urlare come una pazza dicendo ma io non sono ebrea, e allora l'hanno lasciata. E lei l'ha visto caricato su questo camion in malo modo. Poi non se ne è saputo più niente. Dopo la guerra hanno fatto delle ricerche, sono venuti fuori dei testimoni che sapevano benissimo che è morto nelle camere a gas appena arrivato. Anche la madre di Emilio Segré fu portata via e non fece ritorno. Morì probabilmente sul treno diretto ad Auschwitz. 45. Capitolazione incondizionata della Germania. 5 giorni prima Hitler si è suicidato. A Los Alamos nessun rallentamento nel ritmo del lavoro, ma in realtà la fine della guerra in Europa e la morte di Hitler prospettano in termini nuovi l'opera dei fisici del progetto Manhattan. Hitler si suicidò quando la bomba atomica non era ancora stata provata a Lamo Gordo e naturalmente ci fu abbastanza forte la reazione che era troppo tardi per avere una bomba atomica, perché veramente l'idea della bomba atomica era di porre fine a Hitler con la bomba atomica, se fosse stato possibile. Il progetto seguitò e ci fu una certa polemica se usarla o no contro il Giappone. La decisione, secondo la Costituzione degli Stati Uniti, aspettava il presidente. I fisici erano divisi, c'erano dei fisici che erano contrari all'uso della bomba atomica contro il Giappone e dei fisici che raccomandarono l'uso della bomba atomica contro il Giappone. Tutte e due le opinioni erano rappresentate. 1945, finisce la guerra, soltanto il Giappone resiste. L'11 giugno il comitato degli scienziati presenta un memorandum dove si sconsiglia l'uso della bomba. È il rapporto Frank. Non solo l'uso, ma anche un semplice test dell'atomica potrebbe essere catastrofico, perché potrebbe svelare l'esistenza della nuova arma e avviare una corsa alla produzione di questi ordigni tra Stati Uniti e Russia. Ma la sottocommissione scientifica, formata da Fermi, Oppenheimer, Lorenz, Compton, scrisse un'altra cosa. Non siamo in grado di proporre alcuna dimostrazione tecnica suscettibile di fare finire la guerra. Non vediamo alcuna alternativa accettabile all'impiego militare diretto. In realtà, anche se gli scienziati del progetto vivevano in un clima di accalorate discussioni e di dubbi, la loro opinione aveva sempre minore incidenza sul piano concreto. La bomba atomica ormai era costruita e il potere di decisione stava passando completamente nelle mani dei politici e dei militari. Dopo la resa della Germania, con la guerra del Giappone ancora in corso, a Los Alamos a questo punto sono pronte, potenzialmente per l'uso, 3 testate nucleari, 2 a plutonio e 1 all'uranio. Una di quelle a plutonio viene testata nel luglio del 45 ad Alamo Gordo. Nel deserto del Nuovo Messico, in un luogo denominato Viaggio del Morto, sta per esplodere la prima bomba atomica nella storia dell'umanità. Mancano 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5. Quando lo sparo della bomba l'ho visto.
notte del 6 agosto 1945. Dall'aeroporto di Tinian nelle Marianne sta per partire in volo un B-29. Per Hiroshima, una città qualunque del Giappone, è cominciato un nuovo giorno. Segret e Fermi tornano rispettivamente a Berkeley e a Chicago a fare fisica in una situazione in cui lo status della fisica è stato radicalmente stravolto dalla guerra. Negli Stati Uniti, dopo la guerra, se sei un fisico, in particolare un fisico nucleare, ti puoi permettere di chiedere quello che vuoi sapendo che lo avrai, perché la bomba ha dimostrato che la fisica nucleare è uno strumento anche di potenza e di potenza militare. Però di fatto poi la sua attività principale si svolge in un settore che non ha più nulla a che vedere con gli armamenti nucleari, ma riguarda la fisica dei raggi cosmici e le particelle elementari, la nuova fisica fondamentale delle alte energie dopo la guerra. Fermi dà un contributo molto importante degli anni, a cavallo fra gli anni 40 e 50, a una teoria che tenta di spiegare i meccanismi fisici nell'universo a questo punto, che accelerano i raggi cosmici e li portano alle energie a cui vengono rivelati nei nostri laboratori, e si occupa di fisica delle particelle elementari, che è una fisica che negli Stati Uniti in particolare, con i mezzi di cui dispongono i fisici dopo la guerra, si fa sia studiando i raggi cosmici che tentando di produrre artificialmente le nuove particelle, costruendo acceleratori di particelle sempre più potenti. Enrico Fermi torna in Italia solo due volte, nel 1949 e poi nel 1954, per un brillante ciclo di lezioni sui mesoni alla scuola estiva della Società Italiana di Fisica di Varenna. È l'occasione per un'ultima vacanza in montagna, come ai vecchi tempi, con gli amici più cari e alcuni parenti. Eravamo in montagna, io e i miei fratelli, e poi c'era Amaldi coi figli. Siamo andati a passare un mese in vacanza lì dove era anche lui con la zia, e ci ha fatto molta impressione, specialmente a me e mio fratello. Notavamo molto la voce, che aveva lo stesso timbro della voce della mamma, però aveva un modo di parlare estremamente lento, quasi da sconfinare il ridicolo. Mi ricordo, noi avevamo fatto una gita e lui ci è venuto incontro, lui e la Gialalla, con una macchina ci siamo trovati su un ponte. Lui mi ricordo che ha detto: direi che vi abbiamo risparmiato 3 chilometri. E così mi ha parlato lentissimo. Poi abbiamo fatto anche una gita insieme, c'erano però tanti altri fisici, lui insomma era contornato da un sacco di altri professori, però ogni tanto si avvicinava a noi ragazzi e ci ha chiesto: ma studiate a scuola, avete studiato anche l'economia o niente? E noi abbiamo detto la verità: ma sì, quando si studiava l'antico Egitto si parlava anche di economia. E lui ha detto: ah, cioè l'economia del tempo dei faraoni, ha detto un po' ironicamente. Come sempre Fermi amava molto dimostrare la sua grande resistenza fisica, la sua capacità di camminare più a lungo, di arrampicarsi più in alto, ma quell'estate non stava bene. Sarà per lui l'ultima vacanza, l'ultimo viaggio. Al rientro negli Stati Uniti gli verrà diagnosticato un cancro allo stomaco. Enrico Fermi, il più grande fisico italiano studioso dell'infinitamente piccolo.
Grande amante della montagna, si arrampicava sulle Dolomiti andando nella Val Gardena e grande studioso dei classici. Leggeva e rileggeva l'Orlando Furioso. Muore prematuramente a 53 anni, il 28 novembre del 1954 a Chicago, negli Stati Uniti. Ma la sua traccia è indelebile sul cammino del progresso, non solo scientifico, dell'umanità. L'era atomica ha solo 12 anni di età e noi siamo soltanto all'inizio. Siamo appena alla soglia dei benefici che ci verranno dall'opera di centinaia di migliaia tra scienziati e laboratori nel campo atomico. Questa energia è come una banca da cui noi potremo sempre fare prelevamenti, quando troveremo il modo di far sì che il miracoloso spirito inventivo degli uomini non sia indirizzato alla loro morte, ma venga dedicato alla loro vita. Enrico Fermi è stato uno dei miei eroi della fisica. Era un fisico completo, dato che si intendeva di tutto, dalla comprensione della teoria più profonda sino alla capacità di mettere personalmente piede in laboratorio ed effettuare cose che nessun altro... ...azione di scienziati... ...che ha lavorato con lui, o che ha seguito le sue lezioni, o che ha seguito le sue orme. Perciò possiamo dire che, in un certo senso, era un vero eroe. Dopo la morte di Enrico, Laura chiede a Segret di riordinare le carte e i materiali di Fermi. Segret scopre così, a sorpresa, che Fermi lo aveva ripetutamente proposto per il premio Nobel per la chimica sia nel 1953 che nel 1954. Il Nobel era un traguardo a cui Segret ambiva da anni e che finalmente stava per raggiungere. Il potente acceleratore del Radiation Lab di Berkeley e una buona dose di fantasia lo condurranno insieme al suo collega Owen Chamberlain alla scoperta decisiva, l'antiprotone o protone negativo distruttore della materia. Le linee nere che appaiono nella foto rappresentano l'immagine storica del primo antiprotone ottenuta nel 1955 bombardando una lastra con particelle negative accelerate nel bevatrone.